viaggio a bordo di un'auto elettrica inizia a Milano. In 3 giorni siamo arrivati a Roma e siamo tornati indietro. Abbiamo percorso 1400 km di autostrade provinciali, attraversando piccoli paesi e centri abitati, per capire cosa voglia dire mobilità green nel nostro paese, quanto è facile e cosa comporta per chi la sceglie. A Milano, con la nostra macchina elettrica, una Kia Niro, abbiamo il vantaggio di poter entrare in centro superando i varchi ZTL senza problemi. Prima di partire, però, abbiamo bisogno di una ricarica. La ricarica di un'auto elettrica funziona un po' come quella di un telefonino, solo che invece di una presa elettrica ci vogliono delle colonnine come questa. L'85% di batteria carica ci permette un'autonomia di circa 2 ore, ma come si individuano le colonnine di ricarica? Le colonnine per la ricarica delle auto elettriche si trovano attraverso delle applicazioni che possono essere scaricate gratuitamente sul nostro telefono. Alcune di queste applicazioni appartengono all'azienda che ha installato le colonnine, altre invece fungono proprio da semplici aggregatori. In Italia ce ne sono diverse, noi ne abbiamo installate sul nostro telefono 5. Tra quelle più diffuse. Se volete prendere un'auto elettrica, mettete in conto di avere dimestichezza con queste app per la ricarica ed il pagamento della ricarica stessa. Usarle non è come andare in giro e fermarsi dal benzinaio. Ad oggi risulta che le colonnine per la ricarica pubblica in Italia siano circa 14.000, concentrate di più nelle aree urbane, meno sulle strade statali e autostrade. Infatti, a 2 ore da Milano, dobbiamo prevedere la nostra prima sosta. Sull'autostrada non abbiamo trovato delle colonnine per poter caricare la nostra auto, quindi siamo usciti all'altezza di Modena Nord e abbiamo trovato a 5 minuti dal casello dell'autostrada questa colonnina per la ricarica. L'applicazione ci geolocalizza, possiamo quindi selezionare la colonnina in questione e decidere il tipo di ricarica da fare. In questo caso questa colonnina ci offre anche la possibilità di fare la ricarica in corrente continua, a una potenza maggiore, quindi con una maggiore velocità di ricarica. Quindi dobbiamo selezionare la presa corrispondente alla carica in continua, potenza massima 60 kW, che è piuttosto elevata, prezzo 50 centesimi al kilowattora. Il display ci mostra che la ricarica è in corso, la batteria è carica al 33% e si stima che manchi 1 ora e 32 alla ricarica completa. Quindi quando noi organizziamo il nostro viaggio con la nostra auto elettrica dobbiamo mettere in conto anche nel tempo totale del viaggio il tempo che ci mette l'auto a ricaricare. Banalmente, se con un'auto a benzina, non so, Milano-Roma la facciamo in 6 ore, 6 ore e mezza, con un'auto elettrica ci mettiamo più ore dovendo ricaricare la batteria, corretto? Sì, Michela, è così. In questo caso, pur avendo trovato una colonnina che ricarica in corrente continua, quindi ha una buona potenza di ricarica, il tempo della sosta è sicuramente non trascurabile. Un'ora e mezza più tardi, con l'autocarica, abbiamo pagato circa 25 euro, ci rimettiamo in viaggio, ma 2 ore dopo la batteria è di nuovo al di sotto del 30%. A Falconara Marittima, all'altezza di Ancona, troviamo una nuova colonnina abbastanza desolata. Ingannare il tempo di ricarica dell'auto qui non è facile, soprattutto la ricarica veloce è occupata. Non ci metteremo quindi un'ora, come avevamo preventivato, bensì 5. Ne approfittiamo per fare qualche domanda a chi sta ricaricando l'auto accanto a noi. Da quanto tempo è che hai l'auto elettrica? Febbraio 2020. Come mai hai fatto questa scelta? Ah, ero attratto dal marchio e dalla ecosostenibilità delle macchine elettriche. Sono super soddisfatto e non torno indietro. Tu hai colonnine ma a casa, nel box? No, io ho un abbonamento ad Uferco dove faccio a disposizione 300 kW mensili a un prezzo di 25 più IVA. Fai strade provinciali o comunque fai anche l'autostrada? C'è differenza? Faccio la strada provinciale, che è una 2 corsie, è abbastanza simile a un'autostrada. Sulla provinciale e sulle autostrade non ci sono colonnine.
quante volte a settimana ricarichi l'auto? Allora, io faccio un percorso per lavoro di circa 80-100 km al giorno e ricarico un paio di volte a settimana. Non abbiamo più bisogno di stare qui 5 ore perché l'attacco per la ricarica veloce si è liberato, ma al momento di prenderne possesso ci scontriamo con una serie di imprevisti. Non riesco a interrompere la ricarica dall'app, mi dice che non è possibile e quindi di conseguenza non riesco a scollegare il cavo dalla vettura perché è bloccato. Grazie all'aiuto del servizio clienti, sempre molto disponibile, stacchiamo il cavo. Sì, si è sganciato. Ma poi l'app non funziona, di fatto non possiamo ricaricare. Ci troviamo un po' in difficoltà, ma decidiamo di tirare fino a Fabriano, dove ci fermiamo per la notte e dove arriviamo con la batteria quasi a zero. Secondo giorno di viaggio ripartiamo con una sorpresa. Dall'app ci hanno scalato 100 euro per il parcheggio durante la sosta notturna alla Colonnina. Al momento di lasciare l'auto non era chiaro quanto avremmo pagato. Tenetelo presente se vi trovate nella stessa situazione. Noi intanto partiamo per Roma. Stiamo andando da Fabriano a Roma percorrendo strade statali. E rispetto a ieri in autostrada, quindi il consumo di energia dell'auto sta calando sensibilmente e questo riduce anche l'ansia da ricarica. A metà strada dobbiamo fermarci per una ricarica sotto la pioggia. Solo adesso ci rendiamo conto che tutte le colonnine incontrate fino ad ora non hanno tettoie, a differenza delle stazioni di rifornimento carburante che sono al coperto. Il cellulare poi deve essere sempre carico e ci deve essere copertura di rete per poter attivare le colonnine di ricarica. Continuando a guidare in autostrada, inoltre, ci rendiamo conto che accendendo il riscaldamento l'autonomia diminuisce di oltre 30 km. Dopo un'ora e mezza di viaggio arriviamo a Roma, dove ci fermiamo per un'altra ricarica che ci permette di raggiungere senza altre soste la nostra ultima tappa di oggi, Arezzo, in Toscana. Il nostro terzo ed ultimo giorno di viaggio prevede due tappe per la ricarica. La prima è a Sarzana, in Liguria. Ricarichiamo con questa piccola colonnina che offre una ricarica a corrente alternata e stiamo ricaricando circa una potenza di 7 kW. Mentre aspettiamo che la ricarica avanzi, incontriamo qualcuno che ancora non è passato all'auto elettrica ma che ci sta pensando. E volevo fare il passaggio all'elettrico, ma sono scoraggiato dall'autonomia, perché io spesso faccio delle tratte da 900 km e mi servirebbero più di una sosta, due soste addirittura per arrivare giù. Sto aspettando che si incrementi l'infrastruttura, cioè le colonnine, e che grazie alle recenti ricerche sulle batterie si faccia un qualcosina in più come autonomia. Perché vuole passare all'elettrico? Un motivo ambientale, un motivo economico? Motivo ambientale, meno consumo, meno inquino, mi sento un po' a posto con la coscienza. La seconda tappa per ricaricare è a Piacenza. Anche qui la ricarica è lenta e inoltre abbiamo qualche difficoltà con l'app. Prima di tornare a Milano però ci fermiamo per raccogliere le idee. Nel nostro viaggio dal nord al centro Italia e ritorno abbiamo percorso oltre 1400 km e ci siamo fermati 8 volte per la ricarica della batteria dell'auto. L'eccellente comfort di guida e l'aspetto ecologico sono sicuramente le due principali motivazioni per l'acquisto di un'auto elettrica. L'infrastruttura di ricarica invece non è ancora all'altezza. Infatti le colonnine che garantiscono una ricarica rapida, insomma in tempi ragionevoli, sono ancora poche. E inoltre utilizzare queste colonnine tramite app per smartphone richiede una certa dimestichezza
e in alcuni casi abbiamo anche riscontrato dei piccoli malfunzionamenti che hanno complicato le operazioni di ricarica. Insomma, ad oggi la ricarica dell'auto elettrica non è ancora pratica e semplice come il rifornimento di benzina o diesel per un'auto tradizionale. Proprio per questo, se si sceglie di acquistare un'auto elettrica, bisogna ripensare al modo di viaggiare, programmando il viaggio anticipatamente. Ad esempio, prevedendo delle soste per ricaricare la batteria in punti dove si può fare anche altro, pranzare, fare la spesa. Molto importante è anche il cellulare. Bisogna sempre fare attenzione a che la batteria sia carica e che ci sia copertura di rete, perché vi servirà per attivare le colonnine per fare la ricarica.